Il PNRR porterà nel comune di Rimini quasi 109 milioni di euro di risorse per una serie di interventi che cambieranno il volto della città. Una cifra che potrebbe ulteriormente crescere perché alcune amministrazioni, impossibilitate a rispettare i tempi contingentati voluti dall'Europa, stanno rinunciando e Rimini potrebbe vedere alcuni progetti ammessi ma non finanziati rientrare in gioco, come ad esempio la scuola elementare al Parco Pertini. C'è poi il tema dell'aumento dei costi delle materie prime che potrebbe far lievitare il quadro economico degli interventi, evenienza per la quale il comune può attingere a risorse proprie, in parte l'ha già fatto, o chiedere finanziamenti aggiuntivi. Le date da ricordare sono il 2023 per gli affidamenti e il 2026 per il completamento delle opere. In cantiere ci sono ad esempio il prolungamento del metromare verso la fiera, tre nuovi asili, la piscina a Viserba, i tratti 6 e 7 del Parco del Mare, la trasformazione dell'RDS Stadium nel Centro Federale della Danza. L'amministrazione è soddisfatta di quanto fatto finora, ma c'è anche la consapevolezza che le sfide da affrontare sono ancora tante. Quest'anno, il 2023, sarà proprio appunto l'anno delle gare, non solo nel comune di Rimini ma in tutta Italia, e in questo senso c'è un forte appello a livello nazionale per cercare di affrontare sia il tema del rincaro dei prestiti, delle materie prime che cambiano i quadri economici, sia il fatto di avere una mole così grande di lavori pubblici che partono in tutto il paese, la capacità, la sfida del nostro paese di avere poi risposta dalle imprese per partecipare ai bandi con tempistiche così sfidanti, di chiudere i cantieri entro il 2026, la preoccupazione è un po' generalizzata. Certo è che con progetti, penso ad esempio come il metromare, che sono progetti lineari, che quindi attraversano una buona parte di città e possono incombere, no, in sopravvenienze, in situazioni non esplorate, la preoccupazione forse è ancora un pochino più spiccata. Quello che auspico è che a livello nazionale europeo ci sia un sano pragmatismo per far concludere queste opere, verificare se i cantieri veramente partono e stanno procedendo, ma laddove c'è una problematicità da gestire la si gestisca e si diano quelle norme di flessibilità che consentano di arrivare al compimento dell'opera, perché questo è l'interesse poi dei cittadini finale. Credo che la partita del PNRR sia tra le più importanti, è una partita che ci deve vedere giocare insieme dalla stessa parte del campo, al di là dei colori politici. Io questo lo dico con grande convinzione e la convocazione di questa seduta, di questa commissione, ne è una dimostrazione, ne è una testimonianza. Io l'ho voluta fortemente e infatti ho anche proposto che venga riconvocata con una frequenza anche solo semestrale magari, ma proprio perché l'amministrazione non può permettersi di giocare da sola questa partita, la minoranza deve fare il suo con assolutamente, come dire, lealtà, ma nell'interesse della città. Ho chiesto anche di poter partecipare nel mio piccolo e nel piccolo di chi vorrà anche a quelle che sono le decisioni sui progetti che l'amministrazione decide di finanziare. Perché questo e non quell'altro? L'avete deciso solo internamente voi o ci può essere una partecipazione della città? Ecco, la città ha la fortuna di poter avere tantissimi fondi, veramente tantissimi fondi. Si sta comportando bene? Benissimo. Non possiamo perdere questa occasione. Per non perderla credo che anche una partecipazione adeguata possa essere di aiuto.